nel cortile che va agli spogliatoi del palazzetto di Pistoia. Torino fa una grande partita, Mancinelli ne mette 19, una bella partita, anche a sprazzi di partita vera, il pubblico ha partecipato, noi ci siamo divertiti e le impressioni a caldo del top score dell'incontro. Top score, non sapevo. Ti dico, a parte i punti, tutte le robe, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, è stato un ottimo test perché abbiamo giocato contro una squadra comunque di un livello superiore e abbiamo comunque dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque. E dovremmo comunque, come ha detto il coach, dobbiamo anche iniziare, ci stiamo allenando bene, ma dovremmo allenarci tutti gli allenamenti come abbiamo giocato stasera, perché comunque è così che si diventa una squadra forte, giocando delle partite così dure. Oggi l'impressione è stata proprio che ci siamo noi che abbiamo visto la partita divertiti, ma anche voi. Sprazzi davvero di partita, diciamo, pseudovera, loro alla fine di prenderne 20 non ce ne avevano voglia e voi di tornare a casa senza a sto punto vincere nemmeno. Di quanto abbiamo vinto? Non mi ricordo Di neanche. 6, 80-74. Ma sicuramente, beh, comunque è prestagione, ti dico la verità, conta giocare bene, il risultato conta relativamente, se vinci meglio sicuramente, però l'importante per noi secondo me è che abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista difensivo e in attacco. Ovviamente abbiamo sbagliato molte robe, però siamo all'inizio, quindi ci sta tutto. Infatti ti sei incarognito un sacco di volte quando non hai ricevuto palla, abbiamo visto. Non per quello, perché comunque, sai, all'inizio siamo sotto preparazione, non sono ancora al 100%, quindi non è che mi incazzavo con gli altri o con chi, mi incazzavo magari con me stesso, che non sono ancora magari al 100%, non riesco a prendere la palla come voglio, però quello ti ripeto, quando si arriverà al 100% alle prime di campionato. Mancinelli è famoso dappertutto per i suoi movimenti, ovviamente spalla canestro, conosciuti da tutti ma sempre efficaci. Possiamo dire che ne stai brevettando ormai un altro, il canestro da qualche metro oltre la linea, anche oggi con dedica, così simpaticamente. Praticamente mi hanno urlato tutta la partita, mi hanno massacrato e non gli ho risposto con la bomba, sinceramente. Vabbè, lasciamo stare, dai, tanto. No, quelli sono tiri che vabbè, me lo sono preso, come ho fatto con Casale altre volte. Oh, se va finché va dentro va bene. Un'arma in più del Mancio ce la teniamo comoda. Grazie Mancio, lo facciamo mangiare e complimenti a tutti.